Andrea Ferretti dell'azienda Bici. Salve, ciao a tutti amici del vino e amici di Slow. Siamo qua nella nostra terra, nella nostra tenuta, azienda Bici, che ha dal 1972 produce verdicchio di Materica. Qui si può notare il terroir, la zona infatti di ripresa dove siamo veramente sotto al San Vicino, Monte San Vicino, quindi sotto la zona del verdicchio di Materica, dove sono l'espressione appunto del verdicchio di Materica, l'areale di 8 comuni. Siamo in un comprensorio di 20 ettari vitati, 18 di verdicchio di Materica e 2 di rosso, Merlot e Sangiovese. Qua si crea un microclima che ci facilita molto il compito, diciamo, della struttura del vino, dell'eleganza del vino. Diciamo che siamo in una fascia preappenninica umbro-marchigiana, dove si crea un microclima che ci dà grande struttura e longevità ai vini. La nostra azienda è un'azienda sicuramente ormai di riferimento del verdicchio di Materica, produciamo 100.000 bottiglie, in prevalenza diciamo che il nostro core business è il verdicchio di Materica. Poi abbiamo, come dicevo prima, 2 ettari vitati di rosso, Merlot e Sangiovese. Facciamo 3 linee di verdicchio: la prima linea, diciamo, d'entry level, che è il verdicchio d'annata, che è il cuvée di 18 ettari di vigneto che abbiamo. Poi abbiamo una selezione di vigneto fogliano, che siamo al vigneto fogliano, che sono solo 4 ettari, con esposizione completamente a sud, 40 anni di età al vigneto. E poi abbiamo una terza linea, che è la nostra top line, che è la riserva Senex di OCG, che viene prodotta nelle annate migliori dai 4 ettari appunto della selezione vigneto fogliano. Diciamo che ecco, la struttura dell'azienda è un'azienda storica, 40 anni di età l'azienda, fondata dalla famiglia Bisci. Oggi l'eredità, diciamo, è in mano di Mauro Bisci, che è diventato proprietario dell'azienda, e diciamo che abbiamo creato, stiamo rinnovando un po' tutto quello che è l'azienda, quindi sia i vigneti, abbiamo messo 6 ettari nuovi di vigneto, stiamo risvecchiando un po' tutta la parte, diciamo, della ricezione uve dell'immobile. E poi quello che stiamo per fare, insomma, è unire, diciamo, ecco, la tecnologia, le tradizioni, e fare vini sempre più, diciamo, più importanti sul panorama nazionale e internazionale. Diciamo che possiamo anche... Noi siamo tutto a conduzione biologico certificato, siamo in una zona, diciamo, dall'altra fascia dell'Appennino, perché poi c'è l'Appennino umbro-marchigiano, dove eravamo prima, e la fascia invece della fascia preappenninica umbro-marchigiana, dove ci chiude appunto dalla zona, ci delimita la zona del verdicchio di Materica, la zona del verdicchio di Castelli di Chiesi. Qua abbiamo messo nuovi ettari di verdicchio, noi siamo a conduzione ormai biologica e biologico certificato annata 2019. Come potete vedere qui il lavoro che è stato fatto da poco è un sottofila e il terreno è in prevalenza calcare argilloso. E quello che avviene qua, insomma, ecco, è finalmente stanno nascendo il nostro, come lo chiamo io, il nostro oro verde. E niente, diciamo che questa è la parte dove poi si vede benissimo la fascia che ci delimita. Questa è la parte, diciamo, ecco, di tutto il preappennino umbro marchigiano, e ci chiude laggiù in fondo, dove si crea questo microclima, dove c'è una nazione molto climatica. Qui è un clima prevalentemente continentale, dalla fascia invece del verdicchio di Castelli di Chiesi, una zona prevalentemente mediterranea. Tanto fa una panoramica. Allora, andiamo a vedere le nostre tipologie di vini. Le nostre tipologie di vini, come dicevo prima, sono 3 tipologie di verdicchio di Materica. Quindi partiamo dalla prima linea, che è la nostra linea, diciamo, di vino di entrata. Io lo chiamo vino, diciamo, di quotidiano, chiamiamolo, diciamo, un vino che comunque sia il cuvée dei nostri 18 ettari di verdicchio, vino biologico certificato. Poi usciamo con una selezione che si chiama vigneto fogliano, che viene prodotto tutti gli anni, ma una maturazione, un'eleganza, una struttura, una longevità sicuramente molto importante. Fa cemento vetrificato, noi lavoriamo solo in cemento vetrificato, questo si fa più affinamento in cemento e viene da un cru, da una selezione del vigneto di 4 ettari, selezione vigneto fogliano. E la terza linea, la top line nostra, selezione riserva di OCG, Senex riserva, che viene prodotto nell'annate migliori, dal 4 ettari del vigneto fogliano. Quindi si decide per vari aspetti, non solo climatici, ma anche in cantina si decide quando è il momento giusto per fare il Senex riserva. Poi produciamo anche 2 linee di rosso, una linea d'entrata rosso, che è un Merlot e Sangiovese, un blend, 80% Merlot e 20% Sangiovese,
e un Sangiovese in purezza, che viene lavorato anche con un passaggio in tonneau di quarto quinto riuso. Quindi diciamo, questa è tutta la gamma dei nostri prodotti.